Buongiorno dallo zoo di Wroclaw, in Polonia, che ospita una popolazione di circa 10 orsi bruni. Attualmente un quarto della popolazione stimata di orsi che vive sull'Appennino centrale. Questo messaggio è rivolto a tutti, cittadini, enti locali, turisti, per sensibilizzare alla salvaguardia di questa specie a rischio, che non possiamo permetterci di perdere dalla fauna d'Italia. Il paradosso che si sta verificando sulle nostre montagne è che tutti dicono di amare l'orso, ma nessuno rinuncia a invadere il territorio di questo animale. Il problema è che il parco vive di turismo e anche le amministrazioni dei comuni che si trovano nel parco non vogliono ostacolare il turismo, che però troppo spesso può essere nocivo alla salvaguardia dell'orso e all'integrità dell'ambiente in cui l'orso vive. Motociclisti che con i motori molto rumorosi delle loro moto sfrecciano ad alta velocità per le strade del parco, disturbando la fauna locale. Il nostro vuole essere un appello alla coscienza di tutti i cittadini italiani. Devono necessariamente conoscere che in Italia esiste questa sottospecie dell'orso bruno, appunto l'orso bruno marsicano, che è a rischio di estinzione. L'estinzione dell'orso è una perdita per tutta la nazione, soprattutto quando gli sforzi per salvarlo sono nominalmente così numerosi. Non c'è tempo da perdere, bisogna tutti quanti accettare l'idea che il nostro modo di vivere, talvolta il turismo, la montagna, deve necessariamente conciliarsi con le esigenze degli animali selvatici e dell'orso in particolare. L'orso è in cima alla catena alimentare, non ha nemici naturali tranne l'uomo. Non è un animale pericoloso per l'uomo, il nostro orso è un animale che fugge, se può, la vicinanza dell'uomo. Quello a cui stiamo assistendo è purtroppo la cronaca di una estinzione annunciata. Auspichiamo l'intervento anche di enti sovranazionali per contribuire alla salvaguardia di questo animale e soprattutto anche delle popolazioni locali che hanno convissuto con questo animale per millenni, ma che sono giunte stranamente a un momento di attrito insanabile. E siamo sicuri che è una minoranza quella che continua ad avvelenare gli orsi o a tentare la loro sopravvivenza, ma è una maggioranza di persone che deve convincere questa minoranza a non distruggere un patrimonio che è nazionale ed è europeo e che sulla carta della distribuzione mondiale dell'orso è un puntino minuscolo nella nostra penisola e che rischia di scomparire per sempre, e soprattutto rischia di scomparire una sottospecie unica di questo animale. Ci appelliamo alla coscienza di tutti, ringraziamo da Wrocław, dalla Polonia, un paese che ha dimostrato con l'istituzione di parchi nazionali, quale quello di Beskadi, sui monti dei Carpati, di saper proteggere la propria fauna selvatica e l'orso in particolare. Qualcuno dice che non è più tempo per l'orso, per altri animali come l'orso, il lupo, la lince, ma crediamo che se non è più il loro tempo, non lo è più nemmeno per l'uomo. Da Wrocław è tutto, Mario Cipollone, un semplice cittadino che ama la sua terra. Grazie.